amici di Cronache di Cielo e Terra. Eccoci al nuovo appuntamento. Uh, oggi parliamo di attualità, in particolare parli parliamo di un libro. Il libro è stato scritto dal professor Roberto Bonuglia, che saluto subito. una Ciao, sera, professore. Ciao a tutti. Ecco, uh, ovviamente col professor Bonuglia abbiamo Abbiamo fatto il percorso di storia della rivoluzione per chi, per chi ci ha seguito e diciamo che con questo libro, professore, possiamo andare anche a, a completare in un certo senso quello che è stato il percorso che abbiamo iniziato partendo ecco, dalla rivoluzione francese, eh, dal famoso, dal giacobinismo e dal, eh, come dire, dal terrore fino ad arrivare ai giorni nostri, che sembra che questo terrore non ci sia più, però ci sono altri problemi. Ecco, eh, il professor Boruglia ha scritto un libro, eh, lo possiamo anche far vedere, professore, dalla globalizzazione alla tecnocrazia. Libro molto interessante dove vengono toccati vari temi di attualità, quindi dalla, insomma, dalla pandemia appena passata alla, al problema mediatico della disinformazione geopolitica, insomma, tanti temi trattati, veramente molto interessante. E oggi andremo un po' a sviscerare alcuni di questi temi che eh, insomma iniziano a diventare davvero importanti, mh, come dire, se non altro farsi un'idea critica di quello che sta succedendo, perché eh, probabilmente in mezzo a tutto il mare di informazioni che ci viene dato è difficile anche eh, saltarci fuori. Allora, professore, intanto partiamo da uh, quella che è appunto la pandemia appena passata, uh, perché ai fatti quello che risulta è che uh, sembra che sia servita... Insomma, dati alla mano a rivitalizzare un'economia morente, quella che era uh, nel periodo pre-pandemico, uh, pre appunto. Eh, nello specifico si sono registrati guadagni uh, sproporzionati rispetto agli anni precedenti, soprattutto nel settore tecnologico uh, dell'e-commerce, smart working, smart working e didattica a distanza, mm, per non parlare che si è accelerato anche sul fatto della cosiddetta... Uh, transizione digitale su pagamenti poi uh, fatti con carta piuttosto che con uh, smartphone, e smartwatch, cioè, ecco, cosa possiamo, cosa ne viene fuori ecco dal, da dopo questi due anni, ecco, con un, cercando di fare anche un'analisi un po' più critica? Di quelli che sono stati eh, appunto i, i frutti della pandemia. Sì, io quello che ho fatto anche in una parte specifica del volume è stato quello di andare ad analizzare i dati di vendita e i dati economici, nonché anche le quotazioni e i listini borsistici di società eh, del cosiddetto settore tech, del settore tecnologico e che evidenziano in modo abbastanza lampante, ma direi anche tutto sommato scontato, che chiaramente durante la pandemia e soprattutto durante il periodo del primo lockdown, quello più diciamo, duro e soprattutto più diffuso a livello globale, eh, tutte le grandi eh, società eh, dell'informatica, dei device, ma anche dei software, quindi sia dell'hardware, della parte appunto meccanica, della parte che va a produrre. Eh, con i semiconduttori e con i microchip, poi diremo qualcosa in tal senso, eh, i singoli device, quindi smartphone, tablet, PC eh, e anche tutto ciò che riguarda il cosiddetto Internet delle cose, no? le varie Alexa, le varie, eh, diciamo, potremmo dire così, eh, strumenti che vengono utilizzati con i comandi vocali e messi nelle case, insomma, delle persone. Eh, hanno avuto chiaramente un, un impulso incredibile, c'è stato un aumento delle richieste da parte del mercato mondiale di questi eh, strumenti e eh, quello che invece era molto meno scontato è che eh, paradossalmente, guarda caso, questo ambito, quello del tech, aveva prima dell'avvento della pandemia e del conseguente lockdown, quindi del distanziamento sociale, dell'obbligo di fatto di smart working e di didattica a distanza, che in noi in Italia chiamiamo DAD, c'era stata invece una flessione dei consumi abbastanza importante e anche le previsioni trimestrali e quadrimestrali del settore eh, si aspettavano che nel 2020 eh, questo settore avesse avuto una flessione abbastanza importante. Eh, eh, la cosa strana è che invece viene messa in evidenza anche in eh, questa parte del volume. È che eh, a fronte di queste stime così eh, negative per quello che sarebbe stato il 2020, le grandi società di informatica e di produzione di questi componenti invece si erano. Eh, impegnate a fare una serie di investimenti importanti anche a livello di quelle che vengono chiamate merger and acquisition cioè di fusioni con realtà più piccole e magari startup più tecnologicamente avanzate quindi andiamo a vedere che, colossi che vengono, i, i veri colossi sono chiamati i cosiddetti FANG i FANG sono in pratica l'acronimo di Facebook, Amazon, Apple, Nvidia, Netflix Netflix e Google, cioè sostanzialmente le maggiori società che sono attive e nel software e nell'hardware e che avevano già fatto una serie di investimenti comprando ed acquisendo o delle start-up o delle applicazioni che, fatalità, guarda caso, eh, favorivano la comunicazione a distanza, il networking, lo smart working e tutto ciò che poteva rendere possibile una declinazione virtuale di attività che prima erano fatte normalmente e tradizionalmente in presenza. Uh, L'avvento della pandemia ha chiaramente spinto tutto questo uh, mercato dando adesso un impulso incredibile, inaspettato, e non è un caso che, ad esempio, le azioni della borsa di Amazon, come quelle di Google, come quelle di Facebook, nel frattempo, proprio a ridosso della pandemia, è diventato meta nell'obiettivo di creare il metaverso. Abbiano avuto in pratica quello che viene chiamato un rimbalzo a livello tecnico, perché in tutto il mondo c'è stata appunto questa corsa inevitabile all'acquisto non solo di device di questo tipo, ma anche di nuovi device, di nuove applicazioni. Perché, ad esempio, tutta la partita legata al fitness legata agli esercizi fisici che hanno portato molte persone a dotarsi di strumenti di questo tipo per fare sport a casa e che hanno comprato, non a caso, proprio in, quel, in quei mesi, nel 2020, c'è cioè il picco del, dell'acquisto di tutti quelli che sono i dispositivi, eh, ad esempio mi riferisco agli smartwatch, che hanno la possibilità anche di eh, tenere sotto controllo, di monitorare eh, tutta una serie di indici biometrici delle persone e che chiaramente poi le società utilizzano perché, come tutti i dati, memorizzano e aumentano il loro database. Insomma, Roberto, sembra che qua stiamo, uh, insomma, siamo davanti al classico fenomeno di creazione del problema e offerta di una soluzione. Il eh, problema, appunto, uh, non si può uscire, non si può uh, incontrare le persone e ti offro la soluzione. Quindi smart working, quindi tutto quello che riguarda. Uh, la didattica appunto a distanza, le conferenze a distanza e già queste uh, applicazioni erano in possesso di quei famosi FANG che, di cui parlavamo prima che appunto uh, o sapevano o uh, provvidenzialmente insomma si erano preparati e allo stesso modo uh, volevo appunto parlare del fatto che uh, il problema era appunto anche il contatto fisico perché questo ci è stato raccontato, non ci si poteva dare la mano, era rischioso guardarsi in faccia a un certo punto, quindi eh, la tecnologia contactless, la carta, pag i pagamenti con carta, con eh, smartphone, con uh, smartwatch e chissà in futuro anche con qualche altra cosa sotto pelle, eh, insomma, um, sono diventati molto più comuni. Vogliamo parlare anche un po' di questo, di questo fenomeno. Sicuramente, in questo senso, devo dire che il caso italiano è un caso esemplare, perché noi, eh, se guardiamo un attimo indietro nella storia degli ultimi due o tre anni, ci renderemo conto che eh, erano stati fatti molti sforzi. Per eh, indurre le persone ad essere abituate, a iniziare ad abituarsi all'utilizzo di quella che veniva chiamata, che viene chiamata la moneta elettronica, cioè l'utilizzo dei vari POS, delle varie carte di credito, anche per somme irrisorie a livello economico. No? Quindi eh, erano stati fatti pro, eh, programmi come quello del cashback, lotterie degli scontrini, tutta una serie di. Eh, iniziative che miravano a eh, educare, da questo punto di vista, il consumatore italiano, che però non dobbiamo dimenticare, eh, almeno fino al 2020, era tra i più tradizionalisti da questo punto di vista, il meno, uno dei meno convinti. Ad abbandonare la carta moneta per abbracciare questo tipo di eh, consumo. Solitamente l'italiano utilizza, e questi sono i dati dell'osservatorio eh, sul commercio elettronico, sull'e-commerce, l'osservatorio di Milano, ad esempio, del Politecnico che io cito anche nel libro, eh, che mettevano in evidenza come l'italiano tendesse a fidarsi poco o comunque sia sì, a preferire l'acquisto con moneta contante di eh, varie, vari servizi e vari Beni. Eh, anche ad esempio il caso di Satispay che è un'applicazione che fa il paio un po' a PayPal e che è tutta italiana, nata a Cuneo, eh, ha avuto un boom proprio grazie al lockdown nel 2020. Eh, effettivamente che cosa è accaduto? È accaduto che eh, il lockdown, quindi la conseguenza della pandemia, ed anche una, una sorta di terrorismo psicologico perché... A un certo punto, come tu hai ben ricordato, sembrava che questo covid potesse essere preso addirittura toccando le cose. Ecco, cerchiamo anche di ricordarci un po' tutta una serie di allarmismi che si sono poi verificati e si sono, si sono diciamo evidenziati come assolutamente inaffidabili e senza nessun tipo di eh, fondatezza scientifica. No, però in quel momento effettivamente c'è stata un'ulteriore spinta. Quindi chiaramente... Eh, obbligando le persone a casa, c'è stato il fenomeno, ad esempio, del, ehm, dell'aumento vertiginoso esponenziale dei consumi a livello di e-commerce di tutta una serie di beni che prima l'italiano invece comprava di persona. E in questo senso, ad esempio, c'è tutta la filiera dell'alimentare, dell'agroalimentare incarnata dal fenomeno dei free riders, cioè di coloro che lavorano chiaramente sfruttati. Da queste grandi multinazionali del cibo a domicilio. Eh, non faccio i nomi per pubblicità, ma tutti noi, soprattutto chi abita nelle grandi città, basta che la sera si affacci dalla finestra per vedere questa maratona di eh, poveri eh, cristi che va in giro per pochi soldi e per una consegna, e, e che effettivamente è stato un fenomeno eh, non solo alimentato e forse sdoganato dalla pandemia, ma anche regalatoci ed ereditatoci, perché poi è un'abitudine che, ad esempio, è rimasta. Uh, questi aspetti, effettivamente, senza la, uh, la pandemia, senza la gestione della pandemia e senza quello che è stato un po' tutta la vicenda legata al Covid. E a questo psicodramma che si è voluto mettere in scena, eh, non si sarebbero chiaramente registrati perché gli italiani, ad esempio, nel caso specifico, avrebbero continuato a preferire eh, di andare magari a comprare la pizza di persona o di recarsi al ristorante per poter trascorrere una serata eh, con i propri amici o con i propri parenti. Eh, quindi la tendenza a quello che è stato eh, una una sorta di conversione, riconversione del consumatore in consumatore digitale, sicuramente ha trovato nella pandemia, questo è oggettivo, un risultante e un fattore chiaramente scatenante in modo direi eh, inequivocabile. Roberto, in merito al, invece a quello che riguarda la, la privacy, la nostra sicurezza, eh, il controllo, eh, tu menzioni anche il James Graham. Che uh, come dire, incaricato dal Financial Time fa questo cortometraggio People You May Know, dove appunto fa notare di, di, di insomma di come le persone abbiano accettato senza uh, batter ciglio determinate uh, privazioni proprio perché sconvolte dal uh, insomma da, da quello che era il, il mondo che si paventava almeno attraverso la televisione. Eh, ecco. Il suo, in un, tu riporti ecco anche un po' il suo pensiero dopo aver girato questo cortometraggio e vado a leggere appunto un pezzettino eh, da pagina 84 del tuo libro e dice ad esempio anal analizzando il modo in cui le persone interagiscono con i suoi servizi Facebook ma non solo sa quando un adolescente si sta radicalizzando politicamente quando la relazione di una donna sposata si sta deteriorando quando un uomo d'affari di mezza età inizia a soffrire di demenza ad esordio precoce. Ecco, questo ovviamente mm. eh, è un esempio. E io ho voluto riportarlo, magari per. Ehm... Noi suppongo sappiamo che siamo controllati da Facebook, da Twitter. Eh, più che altro c'è questa specie di raccolta dati. Loro hanno questi eh, big data dove appunto catalogano tutto quello che facciamo, che diciamo. Però forse non ci rendiamo conto di che peso ha tutto ciò. Ecco, appunto, uh, il fatto che loro riescano anche solo uh, a dirci, a sapere, quando addirittura un uomo possa iniziare ad avere problemi mentali, ci può solo far immaginare, intuire quanto di, ancora di più questo controllo, questa uh, pervasione dei, degli strumenti elettronici nelle nostre case possa arrivare. Ad offrire a queste persone che uh, controllano questi strumenti? Sì, allora c'è da dire questo: che eh, tutto ciò che consente la comunicazione, tutto ciò che la facilita, inevitabilmente ha un prezzo da pagare, anche quando sembra che sia gratuito. Il prezzo da pagare è la condivisione, o perlomeno ancora prima della fase di condivisione, è la registrazione delle informazioni. Anche questa intervista che noi stiamo svolgendo in questa modalità è chiaramente registrata. E quindi non solo da noi, ma anche chiaramente dai social che eh, la ospiteranno. Eh, il che a noi, per carità, nessuno non, non ci tange più di tanto. La cosa che dobbiamo considerare è questa. Prima io facevo riferimento a queste applicazioni no? che hanno reso possibile le riunioni online. Durante la pandemia ci sono state riunioni di lavoro riunioni di applicazioni che hanno avuto successo proprio perché mettevano in contatto le persone desiderose di eh, comunicare. Io faccio il caso, ad esempio, di Clubhouse, l'applicazione che a New York era stata lanciata per creare delle stanze dove si utilizzasse la voce piuttosto che il testo scritto. Ci sono tutte le riunioni che abbiamo fatto con Zoom. Zoom è una piattaforma che si è giovata assolutamente della pandemia. Prima era sconosciuta e più non la utilizzava nessuno. Eh, ebbene, il prezzo da pagare qual è? È il fatto che queste applicazioni, che sono gratuite, abbiano avuto la possibilità di memorizzare dal punto di vista eh, del timbro della voce e dal punto di vista della biometrica facciale tutta una serie di persone che prima non erano avvezze all'utilizzo di questi strumenti. Pensiamo ad esempio alla fascia della popolazione cronologicamente più avanzata degli anziani che ha usato a causa della pandemia per la prima volta il tablet o lo smartphone o il computer per salutare i nipotini che non poteva vedere. Ecco, si è trattato di una sorta di censimento eh, audiometrico e visivo di volti e di voci che personalmente probabilmente queste grandi multinazionali non avrebbero in condizioni normali riuscito a monitorare, a registrare e a, a raggiungere. Eh, quello che tu dici è assolutamente vero e cioè che cosa accade? Accade che eh, come appunto la frase del libro che abbiamo citato ma anche potremmo citare eh, la denuncia che fece Edward Snowden eh, ri rispetto appunto a come dopo il, lo scandalo di Cambridge Analytics eh, effettivamente venne fuori che i governi appunto potevano no, attingere da queste informazioni effettivamente bisogna considerare che non è più e non solo eh, il profilo che viene stilato eh, da parte dei social network e dalle società che gestiscono questi servizi che come vedete sono tutti dati gratuitamente e ricordiamoci sempre che quando qualcosa è il gratis il prodotto siamo noi eh, ma le informazioni, la gestione delle informazioni non è solo e non è più tanto ora ormai legata a quello che noi scriviamo, a quello che noi pensiamo, ma alla profilazione di tutta un'altra serie di dati che ormai eh, le multinazionali, insieme alle grandi case farmaceutiche, hanno la necessità di avere in fase preventiva. E mi spiego meglio che cosa voglio intendere in questo senso, cercando di essere rapidissimo. Non è un caso e non sorprende che nella visita di cui si parla anche nel volume che Zuckerberg ha fatto all'allora premier italiano Mario Draghi abbia eh, presentato una nuova forma di braccialetto eh, sanitario sostanzialmente. Non voglio utilizzare adesso il termine di braccialetto elettronico, ma vedete voi se è magari più utile e, e più consona: che appunto ha la possibilità di eh, essere settato tra Facebook ed il metaverso. Per dare alla piattaforma tutta una serie di dati biometrici e sanitari delle persone, perché lo smartwatch di ultimo modello non solo segna l'ora per quanto riguarda la persona che lo indossa, ma registra di quella persona che lo indossa e di conseguenza ne mette a disposizione i dati all'azienda che l'ha prodotto, tutti i dati biometrici da quelli che possono essere le pulsazioni, da quelli che sono i passi che noi compiamo, la cosiddetta applicazione contapassi che molti usano per vedere quanto sono stati bravi a, a camminare più o meno rispetto al giorno prima, in verità rappresenta una possibilità ulteriore di monitorare non solo ciò che le persone pensano, ma anche come le persone stiano. In modo tale da prevedere e prevenire le eventuali problematiche di salute che possono emergere, e quindi di conseguenza poter portare a vendere i medicinali che servono a quella persona in fase quasi, potremmo dire, preventiva, tramite i sistemi di pubblicità e di alert che sono tutti ormai monitorati non come era nel film Le vite degli altri da persone che ascoltano le persone, ma da algoritmi che ormai registrano tutto ciò che connota la persona diventata oramai praticamente già un eh, automa dal punto di vista della conoscenza di ciò che si viene a condividere. Quindi il problema non è più solo ciò che si condivide nei social, ma il problema è ciò che i social tramite questi device riescono a, a carpire anche quando noi non vogliamo. Roberto, tu apri il libro con l'argomento, appunto, economia, da economia ecco a uh, ideologia. Ecco, io volevo uh, l'ho messa dopo, diciamo, nella puntata proprio perché uh, volevo anche uh, premettere tutto quello che abbiamo detto fino adesso sul fatto che appunto la pandemia stessa, ai fatti, ha creato determinate condizioni che hanno aiutato, appunto, uh, e non poco, determinate aziende uh, che stanno facendo proprio quello uh, che i governi dichiarano di voler fare appunto sulla, riguardante appunto, la transizione digitale, eh, il controllo, eh, la mancanza di privacy delle persone. Eh, ecco una frase che mh, mi sono voluto riportare, questa scritta da te invece, è la tecnica economica è distante anni luce dai postulati classici dell'economia politica. Ecco questa frase di eh, poche parole racchiude. Un discorso molto ampio. Ecco, io ti chiedo magari se riesci di accorciarlo in 5-6 minuti. Il tema è questo. L'economia è un fatto mh, indissolubile nei riguardi dell'uomo. L'economia nasce di fatto quando l'uomo nasce. Nel momento in cui la socialità dell'uomo si configura come tale, l'uomo incomincia a produrre economia. Ma il problema qual è? Che un conto è l'economia politica, cioè quella che serve per vivere in comunità. Quindi immaginiamo pensiamo all'immagine classica del mercato, del mercato rionale, no? Chiaramente sostituito dal supermercato e dall'ipermercato. Tra l'altro, adesso, piccola parentesi, gli Amazon Store saranno previsti di carrelli intelligenti dove basterà mettere. Eh, il prodotto che si sceglie sul bancone dentro il carrello e il carrello praticamente ne calcolerà il prezzo e sarà mh, facilmente pagabile non andando alle casse ciò cioè che si è scelto e messo nel carrello ma avvicinando la propria, il proprio smartphone o la propria carta di credito direttamente sul carrello stesso quindi ciò significa un supermercato senza nemmeno le cassiere ma senza proprio le casse quindi una cosa tutta automatizzata no? Ma questo cosa vuol dire? Che l'economia da politica, cioè da uno strumento che serve a, far, a mettere in condizione gli uomini di fare scambi commerciali, perché questo fa parte della natura umana, anche nella Bibbia c'è Abele e Caino: no? c'è chi lavora la terra ed ha prodotti vegetali, c'è chi alleva il bestiame ed ha prodotti invece di altra natura e quindi questi prodotti di cui comunque si ha bisogno in entrambi i casi si scambiano o eventualmente si comprano. Ebbene, adesso che cosa è successo? Nella eh, storia degli ultimi 50-60 anni, l'economia ha preso il posto di quella che era l'ideologia, cioè l'economia da strumento è diventata un, ehm, una filosofia. Non serve più per effettuare gli scambi commerciali e per rendere o aiutare la vita sociale delle persone. L'economia serve invece ad isolare le persone dalle altre, si è fatta finanza perché mira a sostituire come ha già di fatto sostituito qualsiasi tipo di eh, potremmo dire filosofia, religione e ideologia che avevano in che ci hanno animato la vita delle comunità in precedenza, l'economia politica è quella classica, è quella fatta eh, dai vari Pareto, da Mosca, dai, diciamo dai grandi eh, da Riccardo, eh, dai teorici dell'economia classica. Ma adesso quei postulati lì sono stati superati dal fatto che la finanza, cioè la virtualizzazione dell'economia, non ha più bisogno di quelle regole. E la finanza internazionale, quella che è decisa, come spiego anche nel libro, eh, nel capitolo legato alle cosiddette dark pools, cioè alle piscine oscure, ai luoghi di compensazione dove si incontrano i grandi leader delle eh, multinazionali per decidere e influenzare l'andamento dei mercati globali, praticamente non ha più bisogno di regole ferme e basiche come quelle che invece c'erano e animavano l'economia. Eh, che prima era domestica e che poi era politica, quella che era ancorata alla realtà di tutti i giorni, alla realtà fattuale. L'economia oggi non è più ancorata alla realtà, l'economia è virtualizzata e non ancorata alla realtà, mira e riesce a plasmare la realtà, a cambiare la realtà. E gli esempi che abbiamo fatto, letti in quest'ottica, ci fanno capire come questo cambiamento abbia prodotto concretamente i risultati, le conseguenze di questo cambio di prospettiva. Noi all'inizio eravamo partiti eh, nel grande villaggio globale, nel global village preconizzato da Marshall McLuhan, dove tutti potevano fare di tutto, dove era bellissimo lavorare in qualsiasi posto del mondo, dove ogni, ogni persona poteva reinventarsi continuamente con un nuovo lavoro digitale. Siamo invece arrivati ad un punto in cui in quel villaggio globale siamo stati obbligati a rimanere dentro le proprie dimore, a non poter uscire, a fare tutto, lavorare, studiare e vivere a distanza e questa è stata esattamente la Risultante di un esercizio di un'influenza sempre più forte dell'economia, fattasi finanza e quindi ideologia, che ha plasmato le vite degli altri. Una sintesi fra Il villaggio globale e 1984 di, di George Orwell. Questo poi l'ho ripre, ripreso appunto dal tuo libro. Ehm, Roberto, ti volevo parlare anche della questione microchip. Tu l'hai accennata prima. Eh, Forse anche qui c'è bisogno di fare un po' di chiarezza su quanto quant... cos'è un microchip e sul problema delle materie prime appunto per la costruzione eh, di questo prodotto che si trovano principalmente in Cina e Africa eh, e, re... e la scarsità appunto di queste materie sta rallentando in un certo senso questa transizione ecologica e in questo senso eh, abbiamo anche dei risvolti a livello appunto geopolitico, certo allora. I microchip non sono altro che dei componenti molto piccoli che sono che possono stare sul polpastrello di un dito di una mano, e che sono quelli che consentono il funzionamento eh, a qualsiasi tipo. Di device elettronico i più facili da pensare sono gli smartphone, i computer, le schede grafiche, ma anche visto che adesso hanno sempre più funzioni, tutta un'altra serie di elettrodomestici. La lavatrice oggi ha dei microchip. Le automobili hanno all'interno dei microchip. Tutto ciò che viene venduto come smart, come intelligente, è perché dentro ha un microchip. Ora il problema qual è che ehm, per produrre questi componenti così piccoli, sempre più piccoli e sempre più potenti, servono determinate materie prime, che sono materie prime completamente diverse da quelle per le quali, prima, nel mondo del secolo breve del Novecento, si erano fatte le guerre, molto diverse da quelle materie prime che sancivano. Il peso specifico di un paese rispetto all'altro nello scacchiere geopolitico mondiale. Se ci ricordiamo, nella prima guerra mondiale avere miniere di carbone era considerato un fatto positivo, no? un, un elemento di combattività, un elemento di, di forza, di competitività tra, tra gli stati. Progressivamente negli anni del secondo dopoguerra questo spazio l'ha preso il petrolio e così via. Oggi, adesso. La eh, partita geopolitica si gioca su questi microchip. Perché? Perché i semiconduttori, cioè appunto i materiali che servono a produrre i microchip e che vanno lavorati in un certo modo, sono appannaggio di soltanto tre grandi aziende in tutto il mondo che detengono da sole il 100% della produzione di questi materiali. Una è si, si trova ubicata a Taiwan ed è la TSMC, l'altra è eh, la Samsung coreana e l'altra è l'Intel americana. Praticamente, questo ci spiega, ad esempio, le mire espansionistiche della Cina su Taiwan, che vuole appunto mettere le mani su una dei tre maggiori produttori di semiconduttori nel mondo e eh, il fatto che chiaramente dal punto di vista geopolitico oggi l'Europa sia in una condizione di subalternità perché non è in grado di produrre essa stessa e da sola quei semiconduttori quei microchip che consentirebbero di avere un, di soddisfare il fabbisogno personale a livello continentale di questi componenti. È il motivo per il quale ad esempio il governo Mario Draghi aveva cercato di spingere l'Intel a portare degli stabilimenti in Italia in questo senso nell'ambito del C Pact che l'Unione Europea aveva in pratica preparato, stessa cosa parallelamente quello che stava facendo anche l'America. Cosa voglio dire con questo rapidamente è che la partita intorno ai microchip eh, chiaramente diventa e sta diventando sempre di più la vera partita in corso di molti conflitti, anche questi recenti, che vengono veicolati come conflitti di tipo ideologico, post-ideologico o di altro tipo, ma che in verità hanno ehm, di base una origine diversa cioè il controllo e eh, la presa di, eh, di, di organizzazione di tutte quelle che sono le filiere, le, filiere, le supply chain, cioè le catene di approvvigionamento di questi materiali. Perché senza questi materiali chiaramente non possono essere prodotti le automobili, non possono essere prodotti altri componenti, non possono essere prodotti tutti quei componenti che rispetto a quello che dicevamo prima, il lockdown e il post lockdown ha praticamente messo in cima dei beni che le persone cercano di comprare. La rivoluzione tech di tutti i consumi aumenta necessariamente la dipendenza del consumatore globale rispetto a questi microchip e chi riesce a produrli perché ha e riesce a avere e a coprire il fabbisogno dei semiconduttori che sono i materiali che servono a produrli. Riesce chiaramente ad avere un peso geopolitico all'interno di questa partita ed è il motivo per il quale molti conflitti che vengono eh, così eh, pittati per altri motivi sono invece rivelano eh, conflitti latenti di questo tipo. In conclusione, Roberto, ehm, anche questo è un tema che tu tratti più o meno a metà del libro, ma che ho voluto riportare alla fine perché racchiude un po' tutto quello uh, che sta accadendo, ecco, soprattutto anche in, in ambito uh, religioso, metafisico, in cui noi cerchiamo ecco, di, di restare, perché in fin dei conti sappiamo bene che la battaglia che si sta combattendo uh, non, è, uh, non è proprio di questo mondo, ecco, questo è solo quello che vediamo, ma sembra appunto che in definitiva... Si stia cercando di scollegare l'uomo da Dio. E anche qua riporto le tue parole. Tu parli appunto del club di Budapest e vorrei anche qui due parole: e la famosa uh, nuova coscienza uh, planetaria. Sì, allora, guarda, hai fatto benissimo a fare questa domanda perché eh, innanzitutto mi. Mi dà la possibilità di sottolineare che alcuni di questi temi sono anche trattati dalla prefazione di Francesco Lamendola che è eh, contenuta nel libro, anzi che apre il volume. Eh, e il fatto di aver fatto questa domanda secondo un ordine diverso va benissimo perché il libro è una raccolta di saggi che può essere letta da una parte, iniziando dalla prima all'ultima pagina. Ma anche volendo tranquillamente eh, passando da un argomento all'altro senza seguire un ordine prestabilito e questa è stata una scelta voluta eh, proprio per dare la possibilità a ognuno di poter eh, approfondire ciò che più in quel momento ritiene utile approfondire. Uno di questi articoli, uno di questi saggi è legato a questo club di Budapest ed è eh, quella che io evidenzio come una vera chicca perché pochi conoscono l'esistenza di questo club di Budapest ed anch'io prima di eh, trovarlo un po' per caso, di approfondire tutta la vicenda che mi sembra molto molto significativa non ne avevo sentito diciamo parlare mai la verità invece è che eh, questo club di Budapest è nato eh, intorno alla fine del novecento e all'inizio del, di questo millennio, quindi intorno al 1999-2000, ed è un club internazionale che eh, riunisce una serie di nomi di altissimo spessore che nel libro vengono fatti e che hanno tra l'altro avuto più di un Nobel per la pace. Tanto per dirne una, questo club è stato molto attivo ed è tuttora molto attivo. Nell'ambito di creare, eh, in una prospettiva olistica e che quindi non ha nulla di cristiano, sottolineiamo subito questo aspetto, una nuova coscienza globale, una sorta di New Age, una sorta di global shift, cioè si parla proprio di. Global Shift in uno degli eventi che questo club di Budapest ha organizzato, tra l'altro a Bologna nel 2012, la giornata della consapevolezza globale, in cui i relatori hanno parlato della necessità nel 2012, pensate, di effettuare un cambiamento, un Global Shift, che poi abbiamo capito dopo grazie anche insomma a quelle che sono state le denunce di Monsignor Viganò essere stato invece un great reset, ma che già nel 2012, come vedete, era nell'agenda di questo club, cioè creare delle condizioni per cambiare radicalmente, velocemente, eh, una serie di paradigmi e dare all'evoluzione eh, transumana, all'evoluzione potremmo dire... In questo caso, anche molto attenti agli aspetti della transizione ecologica, devo dire una velocizzazione che poi effettivamente c'è stata ed è quella che noi abbiamo vissuto e visto negli ultimi, negli ultimi due anni. E visto che appunto negli ultimi due anni eh, abbiamo vissuto quali sono state le conseguenze di questo great reset eh, dal lockdown in poi. Eh, credo che sia utile, come ho cercato di fare ricostruendo la vicenda del club di Budapest, tutta una serie di aspetti che eh, guarda caso anche qui, come dicevamo all'inizio caro Ciro, eh, vuoi o non vuoi, annetto di complottismi. Comunque hanno anticipato una serie di questioni che poi si sono verificate nella più tradizionale eh, delle tradizioni distopiche che non a caso io ho voluto Riprendere a livello anche quasi di denuncia, no? Eh, nel sottotitolo del libro che si chiama, non a caso, Orientamenti di consapevolezza distopica del terzo millennio. Perché noi abbiamo bisogno proprio di questo, abbiamo bisogno di conoscere quelle che sono le anticipazioni che possono sembrare fantascientifiche. Ma che invece vengono veicolate a mozziche e bocconi, come si suol dire, nell'opinione pubblica internazionale e con le famose finestre di Overton e poi diventano realtà piano piano. Molto bene, Roberto. Io direi che sei stato molto esaustivo. Questi sono solo alcuni dei temi che tu tratti nel tuo libro. Eh, ripeto, dalla globalizzazione alla tecnocrazia, se vogliamo farlo rivedere, casa editrice. Allora, la editrice è la Bar Wave Editore. Il volume è ordinabile tranquillamente online o inviando un'email ai recapiti che Ciro metterà anche sotto il link in descrizione. E, e quello che io vi consiglio è di ehm, provare a fare questa lettura che non vuole essere un punto di arrivo. Ma vuole essere un punto di partenza perché ogni pagina del volume, ogni articolo, ogni saggio contiene tutta una serie di riferimenti bibliografici in nota, di siti internet, di documenti, non solo italiani, ma anche in lingua originale, provenienti da testate accreditate dal punto di vista dell'opinione pubblica internazionale, non scontate, che possono essere verificabili e aiutare ad approfondire temi che chiaramente non trovano. Uh, di solito, spazio nel mainstream che siamo abituati a vedere intorno a noi. Confermo le tue parole e uh, come dire, anticipo che c'è anche una chiave di lettura un po' diversa ecco, sulla guerra russo-ucraina, sul, uh, ecco, sul nemico, sul buono e sul cattivo. Ovviamente, anche qui, come hai detto tu, uh, spunto di riflessione, qui la verità non ce l'abbiamo. Però, ovviamente, è bene stare attenti perché anche l'estremismo, eh, sia da una parte che dall'altra, può portare alla, alla soluzione sbagliata. Quindi, io, dopo averlo letto, ecco, mi, mi sento di suggerirlo in prima persona: un'ottima raccolta di uh, articoli che uh, um, aiutano sia a comprendere se non se ne sa niente, ma anche ad avere nuove uh, chiavi di lettura uh, su temi e argomenti che, uh, insomma, sono di grande attualità e di grande importanza. Uh, io Roberto intanto ti ringrazio e insomma questa puntata può tranquillamente essere l'undicesima uh, puntata di storia della rivoluzione che abbiamo certo. iniziato appunto con, uh, ripeto, con il terrore, il giacobinismo in Francia ai tempi della rivoluzione e, e oggi insomma siamo a un punto decisamente diverso da quello ma che mira sostanzialmente, uh, anche se in maniera aggiornata agli stessi obiettivi sicuramente è, è, potremmo dire un appendice un aggiornamento del ciclo che abbiamo eh, insieme realizzato eh, con la differenza forse che rispetto alle altre rivoluzioni che erano state comunque tutte imposte ma avevano mh, comunque nell'uomo un eh, punto focale di realizzazione quella che stiamo vivendo oggi invece sembrerebbe la prima rivoluzione eh, transumana e quindi bisogna studiarla e guardarla con attenzione ancora maggiore. Ecco, quindi bene per agire, bene essere informati per quanto possibile, avere una consapevolezza, eh, se non altro, basica di quella che è la realtà che ci circonda. Molto bene, io ringrazio il professor Roberto Bonuglia che eh, è tornato, anche se non se n'era mai andato. <ride> <ride> e anticipo che faremo un altro lavoro insieme, vediamo se riusciamo a portarlo avanti per l'inizio dell'anno prossimo. Ti ringrazio ancora Roberto. Grazie a te Ciro e un saluto a tutti, che Dio ci benedica. Cari amici di Cronache di Sole Terra, anche per oggi è tutto, io vi ringrazio vi ricordo, ecco, se potete di sostenere il canale per provare a creare sempre nuovi contenuti e alzare anche il livello, la qualità di quello che è il Uh, il contenuto stesso, riuscendo a fare magari lavori anche più uh, come abbiamo fatto io e il professor Bonuglia, ecco da vicino, con camera, con un setup più professionale, un audio più uh, adeguato, ecco anche ai temi trattati e non farlo sempre tramite zoom perché per quanto sia comodo, uh, insomma, ha determinate limitazioni. Quindi ecco, il vostro supporto andrà anche a sostegno di queste iniziative. Io vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo episodio.